Che si allunga dal 28 luglio al 31 ottobre 2009 e quindi questo libro è un poemetto di fatto, non è costituito da poesie separate le une dall'altra, questo per me è una cosa nuova. All'inizio del libro in esergo c'è questa nota: questo lavoro è la trascrizione in prosa poetica di una storia d'amore che mi è stata raccontata non senza lacrime e sospiri dalla viva voce della protagonista. Non tutto quello che si scrive è autobiografico, se anche in parte lo fosse, io credo nel caso di tutti i poeti, nel mio sicuramente, viene sempre attraversato dal filtro di un'immaginazione che, per quanto mi riguarda, ha un po' anche le tecniche del cubismo, quindi arrivano tante immagini, tante memorie, tanti discorsi anche sentiti da altri, tante fantasie, tante immagini di film. Quindi, come dire, è una storia d'amore che spero non debba nemmeno essere considerata come eventualmente autobiografica, ma che abbia un valore universale. Il libro è dedicato a PG, al suo misterioso passato, al suo presente innamorato, al suo futuro senza più guerre. Si sente la voce? Ad Adi, che ha seppellito due padri e generato il quarto figlio. E quindi insomma c'è questa collisione e questa distanza tra vita e produzione artistica che io credo in ogni libro di chi scrive devono essere sempre rimisurate, no? Ma proprio anche il lettore le rimisura. Di questo libro sono già state fatte due o tre recensioni che danno interpretazioni le più diverse, no? E che mi chiedono, ma è questo che tu volevi scrivere? Se tu l'hai letto così, sì, è questo, insomma, no? D'altronde Paolo Ragazzi nella postfazione scrive: Paolo è capace di avere a volte delle battute tra l'umoristico e il tragico uniche, no? Una sola cosa capiamo quasi subito, che questo amore è votato al disastro. Mi sono messa a ridere. E Tommaso Kelly mi rincalza: il testo può venire recepito, e cito un mio verso, il cerchio perfetto in cui il cerchio perfetto, non mi ricordo più il mio verso, in cui l'amore fallisce. C'è sicuramente in questo libro, e questo è qualcosa in più che i due amicissimi e stimatissimi scrittori non hanno voluto forse sottolineare, anche una tensione particolare. Ci sono due modi opposti di fronteggiare la vita. Il personaggio femminile, e questo sì, sicuramente fa parte del mio bagaglio, ha una forte fede irriducibile un po' alla Papa Francesco, poco canonica, poco ortodossa, nella possibilità che le persone, anche le peggiori, cambino. Sicuramente il fatto che io insegni da tanti anni, incide, no, in questa visione della vita. Lui invece è descritto perfettamente da Paolo, che cita in parte anche i miei versi, quindi il lui della storia, come un ribelle, un uomo ruvido e insolente, teso a prendere a schiaffi la notte, a strapazzare le ore del giorno, propenso a fare dell'amore uno scontro armato o un gioco crudele. Nel mezzo c'è il tentativo, sempre deluso e sempre reiterato, dei due di creare effettivamente un amoroso modus vivendi e una conversione, nel senso più arcaico del termine, proprio un cambiamento, una trasformazione da entrambe le parti. Quindi una storia di dolore e di fallimento. Mi ha ispirato molto anche il ricordo di certe scene, di alcuni film, di cui magari non ho in mente il titolo, però ho in mente le scene, anche qui ho avuto la tecnica un po' cubista, interpretate da Belmondo, da Depardieu, attori capaci, no, di fare un po', di interpretare la parte dell'uomo affascinante, tendente al raggiro, al fare il lecito, al dissolvimento dell'esistenza, propria e altrui. Ma è anche importante, forse per questo un po' con Francesco avevamo detto di darmi la parola, la cornice in cui si svolgono questi eventi. La cornice, qualcuno che è qua, è stato, insomma io ho casa in questa Val di Vara, e poi abbiamo, adesso si è nascosto, ecco, un amico carissimo della Val di Vara, che è insomma il ragazzo, che il signore ormai, che mi ha ristrutturato questo eremo dove io spesso vado. La Val di Vara è venuto apposta, insomma, è in provincia di La Spezia, e in particolare questa storia è ambientata nel borgo di Merzò.
le stelle di mezzo. La Val di Vara è dominata dal Gottero, il Gottero con i suoi 1800 metri, più che dominare, incombe sulla Val di Vara. C'è stata una geniale interpretazione di Tommaso, non so dove l'abbia ritrovata, per cui, perlomeno un'ipotesi, secondo Tommaso la parola Gottero e poi anche Godano deriverebbe, per contrazione dialettale, dalla parola tedesca votano, votano, Tommaso, vota, che è il dio votan, il dio della conoscenza, della magia, della poesia, ma anche il dio dell'ispirazione divinatoria e poetica, il dio della guerra, il dio delle tempeste, come dire, rovinoso e distruttore. In effetti la Val di Vara d'inverno, e in particolare uno di questi paesi, e in particolare una casa di questo paese, o casa mio, che non è mezzo a un borgo accanto, è, come dire, attraversata da venti tempestosi che travolgono tutto, da allagamenti come quelli noti nella bassa Val di Vara del novembre 2011, Borghetto, Grugnato, avete sentito, c'erano stati anche dei morti. In estate invece cambia completamente, è rigogliosa e dolce, quasi che nelle stagioni miti Dio Votan poeti, come dicono i danigiani. Merzò, il cui nome è già bello, no? Perché è tronco, quindi ha una sua valenza lirica, almeno io l'ho sentita così, è un borgo abitato da una persona nel mese d'inverno e da una decina di anime in estate. La casa in cui ho ambientato questa storia, come dire, intanto a Merzò ci sono sotto come delle gallerie, dei pertugi, semisegreti, una volta io l'ho attraversata e mi sono persa, no? Quindi queste case collegate sotto una all'altra. Sotto la casa dove ho ambientato questa storia c'è una cripta sconsacrata e la casa in questione nel 2009 era poco più di un rudere, priva di persiane, di finestre, e aveva queste stanze enormi che si diramavano l'una nell'altra. Le pareti di alcune di queste stanze, di quelle centrali, erano tutte nere, completamente nere. Poi ho chiesto alla gente del luogo e mi è stato detto che si chiamano secco, la mia pronuncia è terribile, chiedo scusa all'amico Andrea. Infatti questi secco, i liguri lo pronunciano in un modo diverso, fino a molto tempo addietro, ma non nel 1800, negli anni 50 del Novecento, c'era la stufa di ghisa sempre accesa, e lì l'inverno va da fine settembre a quasi i primi di giugno. E lì si faceva il pane, lo si ricopriva di bracci e sul soffitto c'era una griglia in canne con le castagne a seccare, da cui seccò. E queste pareti nere ritornano, forse non si capiscono, no? Senza questa spiegazione nella storia. E quindi questo, nel 2009 il casolare emanava un clima, come dire, di affascinante e anche pregiata provvisorietà. Insomma, lì pareva proprio di dimenticare il mondo, era un luogo borderline. Ecco, io credo che... No, possiamo dare... Dopo poi parlo. Allora, sì, sentiamo... Magari un paio? Sì. Allora, le prime due. Il maestro Pegorari ci dice queste due prime musiche che suona? Beh, abbiamo scelto, si sente la voce, per queste poesie un'introduzione con un pezzo di Ludovico Einaudi e a seguire, per poesie con temi già più intensi, delle musiche di Astor Piazzolla. 28 luglio, Merzò. Una stradina là fuori si infossa tra i rovi, mentre cielo nei pertugi della cantina annerita il volto, l'intento, la smania. Cogli le pugne, non temere, se indugi sulla riva del fiume la mente si screpola in mille foglioline. Ora, nel tramonto che invidia
oscilla, spumeggia e poi si quieta nel dozzinale bicchiere. Apri l'acqua, lo sai che non si può partire, non si può dimenticare quel rotondo sentimento del nulla che cresce nel ventre ed è un ospite, un intruso. È tutto così giallo, così lento, e il pane è duro come il giorno che ti vuole assassino di tuo padre, di tua madre, del bambino che eri, dell'angelo sordo che indica la strada, mentre tu, distratto, continui a vagare, a lottare, a segnare nelle brunite carni la resa. Ti ostini a cercare utopici traguardi, questa sera sogni la sorpresa di un desiderio illecito. Un attimo ancora, sarà un florilegio insensato. Restiamo al margine, tu fuori, io dentro, però sul confine con le dita sfioriamoci. Ti racconto, se posso, quel che ricordo. Le stelle di Merzò brillano di luce impura, anche il ragno nel vano della finestrella tesse la sua tela di finzioni e verità. Il basilico cresce rigoglioso, ma sul tappeto liso di mia madre quei passi estranei dell'anziana visitatrice non potranno lasciare né orme né tracce. La mia voce nei notturni voli dei tuoi sogni appena possibile. Ora che tutto qui è così ordinato e lindo, ora che ogni oggetto risiede nel suo preciso posto, questo calice divino separa le nostre mani. Le stelle di Merzò, hai ragione tu, sono incollate al cielo, ma il cielo, vedi, te lo mostro, non ci riflette più. Ancora ci respireremo, ancora ti indicherò la strada che attraversa i boschi e conduce al colle della segreta cripta. Ancora ci chiederemo se, quando, perché, ma le stelle a Merzò non le vedremo più. La luna girerà le spalle e nella notte matrigna ci perderemo. All'alba due piccoli cinghiali, una volpe, il cerbiatto, il cucciolo di lepre saranno nostri amici, mentre le tue lacrime scorreranno lungo fiumi diversi, lontani dai miei. Guarda, se ne vanno le stelle di Merzò, ora se ne vanno, risucchiate in un gorgo di oblio. Dopo un vento furioso travolgerà la cascina, il tuo furgone, il mio tavolo sbilenco. A Merzò resteranno solo ombre, desolate tracce di fugata quiete. Non morire in battaglia, non lasciarti ferire. Quando tornerai dalla guerra, che sia vinta o persa, passa da Merzò. Sul gradino a fronte del poggiolo mi troverai seduta con una stella stretta al petto. La lancerò nel cielo, ti osserverò e penserò sempre lo stesso, nemmeno invecchiato. Lui è così, soldato ragazzo, uomo di mille parole, mio ostinato figlio, mio torturato amore. Però volevo mantenere un patto.
ma non sarei voluto venire perché, perché ho letto la prefazione e la postfazione e dopo aver letto ho visto che gli autori di questa prefazione e postfazione sono qui. E siccome sono due, io non amo i complimenti, non le ricevo molti, ma ne faccio anche meno, sono semplicemente perfette. Sono un'analisi così meravigliosamente dettagliata di ogni aspetto di questa poesia che ho molto apprezzato, per cui ho detto, beh, se ci sono loro che hanno scritto questo, chissà che cosa diranno, anche se si limitassero a ripetere questi due testi, io non avrei niente da dire, tra l'altro non sono un critico di poesia. Allora ho detto, che cosa mi resta? Mi resta la musica, cioè, però anche di questo, ragazzi, parla. Parla di partiture linguistiche, che Dio lo benedica, è così. Parla di canone, no? Una musica a strappi, accordi dissonanti, contrappunto, tenerezza del lirio, che sono, in qualche modo, non proprio terminologie musicali, ma nella musica assolutamente esistenti. Allora, però dico, vediamo se me la cavo, e ho cercato in altri termini musicali, nelle parole musicali dell'autrice, qualche dandolo, quindi sono andato a cercare, a parte il fatto che c'è Wotan, che anche quello, insomma, è un po' di musica, la evoca, ma questo c'è nella prefazione di Kenya. Ma poi ho trovato un valzer sconsiderato, ho trovato Balliamo pure, balliamo ancora, lo dico male perché però è già un verso, balliamo pure, balliamo ancora. Mi ricorda persino un verso di Palazzeschi, ma non voglio, no? Quindi sì. Torniamo, comunque no, non voglio allontanarci dal testo. Balliamo senza scuse, ma anche senza clamori. Sul canto incessante delle cicale, una lunga pausa d'attesa, adesso sto spizzicando di qua e di là, per illudermi di poter ancora intonare, no? All'unisono il gloria dei nostri corpi, sentite, gloria, cioè sapete a che cosa evoca, sono anfora madrigale, sarà festa, un rito stellare, sarà un dramma corale, gabbure rondini, ballando solitudini attese, ritorni e mancati ritorni, voi direte, ma cosa c'entra con la musica? Ma queste sono cose che trovate in Chopin, per esempio, solo per fare un esempio, danzerò come fanciulla, il frinire mattutino delle cicale, non è tempo di melodie, nella debolezza del giorno risuona il canto del penitente. E voi vi direte, ma dove vuole arrivare questo qui? Dove volevo arrivare? Volevo arrivare alla musica contemporanea e alle sue trasformazioni, così come ci sono trasformazioni nella poesia di oggi e nella poesia stessa della nostra Adele, no? E volevo arrivare, vi sorprenderà, ma a Ludovico Einaudi. Adesso me l'ho suonato pure e me ne vado e mi taccio. Perché? Ma vi spiego perché mi taccio, mi sarei dovuto piacere fin da subito. Perché è l'esempio di quello che volevo dire, l'esempio fisico. Ludovico Einaudi è un musicista contemporaneo, il quale dedica gran parte della sua vita e dei suoi studi per essere un buon musicista contemporaneo, magari grande, tant'è vero che è l'allievo, forse l'allievo preferito, di un grandissimo musicista contemporaneo che si chiama Luciano Berio. Già Luciano Berio, pur essendo un grandissimo sperimentatore, ricorderete che era tra l'altro solo un protagonista delle biennali di musica contemporanea di Venezia, di Darmstadt e di altri centri o di Parigi, insomma di altri degli ECAM di Parigi, di altri di centri mondiali, no? Della ricerca musicologica, ma era il direttore del centro
cercato il nuovo tornando un pochino indietro. Si può andare avanti tornando indietro, per esempio, si può fare, per fare della buona letteratura probabilmente bisogna tornare a imparare qualcosa dei classici. Ma veniamo alla musica. Ludovico Einaudi a un certo punto sente altre, sente come sente la gente, come sentiamo in tanti, la necessità dell'armonia, la necessità di ritmi che non siano affidati alle macchine, no? E nella scrittura di Adele Desideri e nei suoi cambiamenti io ho trovato questo tornare all'armonia, alle pulsazioni del cuore e anche all'onestà di raccontare i propri sentimenti, che lei lo racconti benissimo, con grande efficacia, con infinite dolcezze e con schianti terribili. Beh, questo ve lo racconteranno meglio i critici, ai quali lascio volentieri la parola, sperando di non avervi troppo deluso, né per la mia piccolissima presenza, né tantomeno per quello che vi ho detto. Ecco, per le suggestioni che ho saputo evocare dalla poesia di Adele Desideri, che mi pare siano risuonate, calzate e soprattutto perfettamente in sintonia e a tempo in ogni battuta, giusto per restare nell'ambito della stessa metafora linguistica. Tommaso Chenet. Voi sapete che una cosa è la poesia, un'altra cosa è il discorso sulla poesia. Allora, quando si fa un discorso sulla poesia, si trova un'interpretazione che non è l'unico senso, ma è relativo al punto di vista. Allora vi dico subito con che punto di vista ho letto questa cosa. L'ho visto prima di tutto in modo jacobsoniano, cercando la dominanza della musica, dei significanti, d'altra parte la dominanza dei contenuti, che sono dissonanti, e poi in modo contraddittorio ho preso gli elementi, siccome è una poesia che ha dei momenti di terrificante intensità, in modo un po' tardo crociano prendo alcuni pezzi, non prendendo tutti e tien, come dicono i strutturalisti dogmatici, ma cercare di prendere in mano il cuore pulsante di questo testo. È un testo dal punto di vista strutturale, una struttura dialettica, in cui l'opposizione è sicuramente tra l'attesa e la distruzione, ma secondo il mio punto di vista, che spero che non inquieti l'autrice, c'è qualcosa di celato nel testo, non è che io voglia, come scopritori, vantarmi di una cosa nascosta, però mi sembra che la connotazione positiva delle stelle a Merzò subito vengono contraddette nel 19 agosto, ma le stelle a Merzò non le vedremo più, la luna girerà le spalle, la notte matrigna, ci perderemo. Mi viene subito in mente, appunto, spero che mi perdoni la poetessa, un velato senso di colpa che io lo vedo di origine della cultura cristiana. Ancorché viene in mente l'aforismo di Schopenhauer, facile perdere la felicità perché sempre è immeritata, no? Questa per Schopenhauer non meritare la felicità non era di tipo ovviamente cristiano. Però qui c'è il terribile Dio vuotano, anche se non è evidenziato, e sin dall'inizio c'è questa terribile cosa del senso di colpa, che sono i versi terrificanti che mi permetto di leggere. Non si può dimenticare quel rotondo sentimento del nulla che cresce nel ventre, un ospite intruso, quasi che un amore non istituzionalizzato, un amore fuori dal matrimonio, per una donna invece di permettere la nascita della creatura faccia gestire il nulla nella mente, è una tragedia. Per cui secondo me questa non è una regia, è una poesia tragica di un tragico cristiano non esplicitato. Naturalmente questa è una lettura, io ti posso vedere
nella prospettiva abbastanza strutturale. Dice, ma dove sono i rovesciamenti degli elementi cristiani? Beh, basterebbe leggere Golgota, sacro monte di umane delusioni. Ora la Golgota è la speranza, e perché pur e qui la salvezza non c'è nell'amore. È vero che l'amico Aragon, che Dio me lo protegga, dice il mio padre d'amour, no? No, ma ci sono amori felici, una delle poesie più famose in Europa. Però qui è molto più forte, c'è l'incertezza e il pane quotidiano, tinto di sangue, che non si tramuta in vino, che nessuno può negare, che c'è il rovesciamento del miracolo. E quindi l'amore è colpevole, il cerchio perfetto è l'amore in cui è il cosmo creato dal divino, non è mai citato, è una religiosità velata che non si esibisce. E la felicità non è mai corporale diretta, poi nel passato e nel futuro piogge cancelleranno le nostre orme lasciate sulla retina per ricordarci le ore che hanno goduto gli spasi, i baci, i preghi, i fluvi, la pelle vellutata, le tue mani. Quindi è visto nel passato il godimento e non nel presente. Quindi più che un'energia d'amore, nella mia lettura notturna, mi passa una tragedia ai cristiani inversi, dove il senso di colpa non viene esplicitato. Per di più, come Abele è il suo fratello indegno, dove Abele sembra l'amata e Caino l'innamorato, però insomma ambedue si guerreggiano proprio a Milano. Qui a Milano ci aggrediamo con parole a volte finte, a volte vere, ci annusiamo, mormoriamo, estraiamo dai cassetti arcaici i mostri, i tuoi abissi. Quindi l'abisso è ascritto al personaggio maschile. Il 30 agosto, sempre a Milano, il personaggio maschile è anche malizioso, un po' antipatico. Dice, perché vezzeggi, poi offendi, malizioso esteta, i segni, la curva dei glutei, le ambrate carni? Dove metto, diciamo così, se la struttura del contenuto c'era la connotazione di colpa attraverso vari paradigmi culturali, di cui ho citato solo quello meno sospettabile del cristianesimo, so ben avere, che però è un grande sensatore. E quindi qui vedo a livello quello che diceva precedentemente il dottor amico di sindicato della musica, a livello così, a livello di spicciola, cucina tecnica, io lo vedo come serie di assonanze contrastive, perché in questo terribile elemento, perché vezzeggi, perché offendi, malizioso esteta e segni, ci sono tutta una sfuga di e, perché vezzeggi, accentate, offendi, malizioso esteta, i segni, dove i segni trionfano. Ecco questa serie di E, e poi quasi per consolazione c'è la A, come avere la A, le ambrate carni, ambrate carni. Questo è molto bello, è basato, diciamo, se consapevole o meno non ha importanza, su una fuga di assonanze contrastate da un altro tipo di assonanza, per cui questa è musica moderna, no? Come non so chi vede, ma è perché le parole nascondono queste dovizie. La tragedia finisce il 31 ottobre, la casa che esplodeva d'amore, sempre al passato, ora muore. Chiusi i battenti con la festa imbevuta d'angoscia, 11 slip nella lavatrice. Cioè, anche questo è molto moderno, a livello alto, l'amore che esplode, poi finiamo negli intimi lavati, sporchi, no? Che è molto, diciamo, il contrasto, qui non è semantico diretto, ma l'immagine volutamente, secondo me. Tra l'altro anche qui c'è l'insistenza dell'attimo fuggente, perché amore, ora, muore, tutto è ora, 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 no? Cioè, come dire, per fare una specie di paradigma
richiamato più una canzone, un'ora sola ti vorrei, no? Naturalmente non dico che sia consapevole. No, me la cantava sempre il mio papà, era la canzone della mia infanzia. Grazie, non sono del tutto pazzo. Comunque anche la lavatrice ha un senso di colpa che piacerebbe Montani per la maniera delle lavatrici, no? E non delle levatrici. E perché il senso di colpa viene lavato, no? Distico finale, la perduta si dice a Verso segnerà la strada che porterà alla follia. E qui è un po' la Murfu, ma lei non è surrealista, è un altro tipo di poesia. Ma sicuramente la mitico Nadia di Bretone, che penso non sia pertinente, ma che è un archetipo, tamo da impazzire. No? Sono due tipi di eccessi, tamo da morire e tamo da impazzire. Per fortuna la nostra, che canta un amore di un altro, dice stava da impazzire, sempre meglio essere pazzi che cadaveri. Comunque, questa mia lettura è molto riduttiva e mi chiedo scusa che all'americana, forse in senso essere americana, ho sottolineato il guilt feeling, un senso di colpa per un amore che non è benedetto e che quasi sembra maledetto, quindi è una cosa tragica. Che diventa quasi, mi detta da dire per concludere, un aforisma universalizzante, per essere un po' ottimista dal mio punto di vista. Quando si ama, cosa rara, si vive, per lo più si esiste, quando non si ama è nulla più. Sono ben oltre quanto lui ha dato già nella scrittura in questo libro, lo posso assicurare, sia le connotazioni musicali del verso del desiderio, questa definizione di tragedia cristiana in verso mi sembra abbastanza intrigante. Darei adesso di nuovo la parola del desideri e, visto che abbiamo sentito parlare tanto di musica, naturalmente anche a maestro Pegorari. Allora, maestro Pegorari, che cosa suoni? Piazzolla. Per il 20 agosto Merzò e il 24 agosto Carro? Per il 24 agosto un preludio di Chopin. 20 agosto Merzò. Sette colpi ai fianchi, sette verghe, i capelli strappati, sette voragini, ogni notte di più, una per ora, finché non tornerai tu. Sette zucchine, sette candele, sette graffiati lusinghe, e spezzami, dai, schiudimi, fammi sbocciare, assaggiami e poi lasciami, scegli altre spezie, altri sapori. Ora però non mi guardare. Se tu sfiorassi i miei astrusi pensieri, potrei all'improvviso capire, basta uno sguardo per morire, per seppellire anche l'ardore. Ma ti aspetterò qui, sul colle di Merzò, quando il sole ad imbrunire colora i prati, l'erba selvatica, le panchine di vento. Metterò sul tuo capo il cimiero del gendarme, ti ruberò il pugnale nel sale, ti conserverò. Mi nutrirai col dolore amaro, sul tuo scudo disegnerò un'icona per ogni penitenza, poi sarai diluvio. E dopo ancora ti nominerò, il settimo giorno implorerai perdono, l'ottavo sarai cacciato. Ma sul tuo corpo prima cospargerò acqua benedetta, perché nato due volte tu sia, con queste parole scarne, con questo stravagante amore. E se dormi e tu dormi, io recito la professione di fede. Sarò cortigiana ridente, danzerò come fanciulla per ottenere il capo del prigioniero. Non sperare, mio ladro, non me lo dire che sei un corsaro,
un bendato mercenario. Non spostare le scrivanie, i telefoni, l'archivio, non traslocare, sarebbe un'ostentata omertà. Non ti distrarre, potresti smarrire il tuo finto contegno, il tuo conto sospeso, ogni ritegno. Carro è una località della Valdivà abbastanza nota, cioè si effettua infatti il festival paganiano ogni anno, luglio-agosto, con dei maestri di musica anche molto vari. Ondeggia, smuovi le acque, aggredisci, dilaga, percuoti gli dèi, la terra, le femmine stolte, travolgi ogni certezza, stai sulla destra, taglia la curva, inclinati, scomponi e disponi le rotte sulle lenzuola. Domani tornerai al lavoro nei polsi segnata col sangue. C'è un uomo che corre lungo la strada, pretende un fiasco di vino in tasca, conserva la birra. Sarà strage di ogni innocente, il primo che passa, uno qualunque. Poi sarà croce e sacerdozio d'amore per le anime afflitte, umiliato, lucore. Sono affatto d'accordo con Sinigaglia, che ha definito perfetta la mia postazione, ce ne manca. E per questo cerco adesso di dire delle altre cose, delle cose completamente diverse da quelle che ho detto nella postazione. La prima cosa che mi ha colpito, leggendo e rileggendo questo libro, è un fatto che in qualche modo è sempre vero di fronte a tutti i poeti e i libri di poesia, quando sono dei libri di poesia. Però in questo caso ha assunto una connotazione particolarmente forte. Il fatto è che questo libro, tutte le volte che l'ho riletto, mi è sembrato una cosa diversa. È come un libro in movimento, un libro che si muove mentre noi lo leggiamo, si sposta, proprio cambia la sua fisionomia. Per questo è piuttosto difficile riuscire a definire che cos'è. Io credo che questa specie di paradosso, che però dimostra la vitalità di questo libro, è essenzialmente legato a un problema direi quasi filosofico, comunque anche antropologico e anche letterario, che aveva descritto molto bene Roland Barthes in un suo famoso saggio uscito circa 30 anni fa. Questo saggio, o forse anche più di 40 anni fa, se non ricordo, si intitolava Frammenti di un discorso amoroso, penso che molti di voi l'avranno letto. Ora, una delle tesi di fondo di questo saggio è che l'amore, il tema d'amore, nella nostra epoca, nella nostra età, non ha più sistemi di riferimento. Questo diceva Barthes da buon ex semiologo, no? Cosa vuol dire, detto in parole più semplici, questo non avere sistemi di riferimento? Vuol dire che in sostanza, mentre, non so, quando pensiamo all'amore rinascimentale,
oppure quando pensiamo all'amore romantico, che immediatamente individuiamo delle coordinate di fondo che stanno dietro la rappresentazione dell'amore, delle coordinate filosofiche, religiose, anche delle forme di epistemologia. Nel caso dell'amore contemporaneo, delle nostre esperienze d'amore, non ci sono dei sistemi filosofici o di pensiero, estetici, o delle categorie antropologiche definite che ci possano permettere di considerare l'amore come qualcosa di certo e di rappresentabile. L'amore sfida la rappresentazione, sfida i linguaggi, si muove l'amore, il tema d'amore, proprio perché non ha più dei sistemi certi di riferimento. Questa cosa poi è corroborata da altri due grandi saggisti del nostro tempo, no? Che ognuno di loro dice questa cosa da punti di vista diversi. Uno è Sigmund Bauman, che interpreta tutta la nostra epoca come l'epoca della liquidità, e quindi ha scritto anche un saggio sull'amore definendola l'amore liquido. L'amore della nostra epoca è l'amore liquido. Però questa descrizione dell'amore liquido di fronte al libro di Adele non so fino a che punto ha una vera forza eroistica, perché quando lo leggiamo ci sembra più un amore solido, molto fatto di solidi, di solidi duri, anche di spigoli, di corpi contundenti, di urti, di parabole, di corpi che ruotano in traiettorie difficili da prevedere, che poi si urtano, cozzano fra di loro, generando scintille, cortocircuiti, attriti, sangue, pus, e che più ne ha più ne metta, no? Questo non significa però che il libro di Adele sia un libro di tipo espressionista, o per meglio dire, c'è una componente espressionista in questo libro, ma nemmeno questa esaurisce la totalità del libro. Allora passo al terzo di questi saggisti che hanno parlato dell'amore nei nostri anni, a René Girard, che ha scritto un libro per spiegare che l'amore nella nostra epoca è una specie di gioco di geometrie impazzite. Lui parla proprio di geometrie del desiderio. In che senso? Nel senso che noi siamo ancora fermi alla figura più semplice quando pensiamo all'eros, non so, all'eros borghese della fine dell'Ottocento o del primo Novecento. Pensiamo al triangolo, no? È la figura più semplice che l'eros genera, cioè tre persone che ruotano intorno a un impossibile possesso di A con B o di B con C o di C con A. Ecco, Girard approfondisce questo ragionamento e ci parla di diverse figure del desiderio, che sono comunque figure geometriche, ma geometrie in qualche modo impazzite. Ora io, nella mia postazione, scusate se mi limito a citare solo questo passo della mia postazione, dico a un certo punto, verso la fine, che come in un libro precedente di Adele, Non tocco gli ippogrifi, c'era un'immagine che evocava la tecnica cubista del collage, e l'immagine era precisamente questa: un violino fa l'amore con il fieno e la chitarra se la ride col cappello. Per certi versi anche Stella Nerzò è un libro cubista, quindi torno a questa idea dei prismi, dei cubi, delle geometrie in movimento, dei corpi contundenti che si urtano fra di loro creando e generando scintille. È veramente un libro fatto di intrecci spilenchi, di accumuli di forze oblique, di tasselli che si sovrappongono e si negano, di magneti che si attraggono e si respingono. Ecco, quindi è veramente difficile da definirlo, perché sono le forze e le forme che lo costellano a essere difficili da prendere allo sguardo e attraverso anche l'emozione intima. Sono piuttosto provocatori, sono delle provocazioni che poi dopo scivolano anche nel lirismo e in forma di grande struggimento. Tutto questo si potrebbe forse dire anche in altri modi. Cosa c'è dietro a questa vicenda di amore impossibile, di amore consumato, ma impossibile anche nel momento stesso in cui viene consumato? C'è il mistero e la sfida dell'alterità. L'alterità come offesa e come sfida. L'alterità come conoscenza impossibile e come impossibilità della conoscenza.
Qualcuno ha scritto: non esiste conoscenza al di fuori dell'amore, ma nell'amore non vi è che l'inconoscibile. Io credo che questa frase potrebbe proprio porsi a epigrafe del libro di Adele e potrebbe farci considerare la forza intima, che comunque è una forza spiazzante, una forza obliqua. C'è dietro a questo amore l'idea di una sacralità, la percezione di una sacralità, di una specie di aureola d'ombra che fascia i gesti, fascia i giorni, fascia gli incontri, gli scontri fra questo lui e questa lei. Ma questa sacralità molto facilmente scivola nel vuoto. Io sono, come dire, stato profondamente influenzato in tutta la mia vita, anche nella mia carriera di critico, dal pensiero zen. Ma il vuoto di cui parla Adele non ha nulla a che fare col vuoto di matrice zen, che di fatto è una forma di pienezza, è una forma di pienezza apofatica. Il vuoto della sacralità di cui testimonia questo libro è proprio la luce del vuoto, è il tentativo inutile di mascherare il vuoto in cui siamo incerti sulla presenza o sull'assenza degli dèi. Quindi la sacralità di questo libro è una sacralità sporcata, umiliata, è una sacralità che viene perfino irrisa. Ci sono, visto che sono stati considerati gli aspetti tragici di questo libro, vorrei sottolineare con una certa forza che ci sono anche gli aspetti comici, o per meglio dire grotteschi, in questo libro, che funzionano da contrappunto contro i suoi aspetti tragici, senza negarli però, rendendoli, come dire, delle forme di manifestazione di un amaro grottesco. Vi leggo soltanto qualche passo di queste forme di sarcasmo. Siamo in pieno trionfo di carni che si sfregano, si intrecciano, si consumano, si lacerano fra di loro. Quindi siamo in pieno trionfo dell'eros. E a un certo punto leggiamo questa frase: il volto è corroso, macerata la carne. Se uno si fermasse a questo punto sarebbe di fronte, che ne so, a una scena di Bacon, no? Ma si continua a leggere: il volto è corroso, macerata la carne in unguenti d'olio, rosmarino e sabbia, non c'è pepe. Immediatamente ci trovano spostati in uno scenario culinario di cucina, probabilmente è lei che sta cucinando, no? Quindi i due tipi di esperienze della carne si sovrappongono con effetti di cortocircuito semantico e anche viscerale. Ma ce ne sono tante, per esempio anche quello che è stato letto poco fa da Adele, no? Un passaggio di questa poesia molto bella, no? Quando dice: domani, no, è questo, scomponi e disponi le rotte sulle lenzuola, no? Anche questo secondo me è un tocco di umorismo sarcastico, no? Come chi è coinvolto in questo viaggio nell'eros e nel tragico poi capisce che questo viaggio in realtà è una specie di puzzle di cui si possono scomporre, ricomporre a piacere tutte le forme, tutte le scintillazioni, tutti i volti, tutte le manifestazioni, senza arrivare mai a una vera mappa, a un vero itinerario di senso. No? Vorrei terminare, perché il discorso mi porta troppo lontano, vorrei dire che in sostanza questo libro è un libro, per tornare all'antichissima immagine di Penelope, in cui il senso d'amore e anche il sentimento è il frutto di un doppio lavoro, di cucitura e di scucitura del senso come significato. C'è una continua scucitura del senso, perché? Perché l'amore rischia di intrappolare, quindi bisogna spezzare i fili e le reti che avvolgono i due amanti. L'amore, come ha scritto qualcuno, è una rete gettata sull'eternità. Bisogna liberarsi di questa rete. Ma d'altra parte bisognerebbe cercare di ricucirne un'altra, perché senza una trama di riferimento, senza un senso, senza un romanzo di fondo, la rete diventa una ragnatela. C'è solo un unico punto, credo, nel libro, è quello che è stato letto da Adele, no? Che forse la poesia è il passo più bello dal punto di vista lirico del libro, in cui tutte le forze in contrapposizione, in contrasto, disseminate, disperse nel libro, paiono per un attimo convergere in una specie di unità, che è un'unità utopica, un'unità di sogno. Ed è questo,
Glielo rilevo anche se l'ha letto benissimo prima di. Quando tornerai dalla guerra, che sia vinta o persa, passa da mezz'ora, sul gradino a fronte del poggiore mi troverai seduta, con una stella stretta al petto, la lancerò nel cielo, ti osserverò e penserò sempre lo stesso, nemmeno invecchiato, lui è così, soldato, ragazzo, uomo di mille parole, mio ostinato figlio, mio torturato amore. Vedete che in questa poesia c'è veramente tutte le forze che abbiamo incontrato, altre che potrei mostrarvi se avessi un tempo più lungo, no? Presenti in questo libro, no? Che si incontrano. Per esempio, lei è seduta, lei appoggia col suo corpo, quindi con la sua anima, sulla terra, forse perché ha bisogno di ritrovare qualcosa che la rigeneri, un riposo, una sosta, un attimo di sosta che la rigeneri. Ma ha una stella in mano, una stella stretta al petto, quindi qualcosa in lei fiammeggia e tende verso il cielo e la terra comunicano attraverso questo riposo, questa attesa paziente. E lui che cosa combaciano? In lui per un attimo combaciano la guerra e l'amore, poco importa che la guerra sia vinta o persa. In lui c'è la figura del nostro, del ritorno a una dimora in cui l'amore sarà comunque ancora possibile. E lei però, mentre lui torna, lancia verso il cielo la stella, l'osserva e guarda in lui e riconosce in lui quella specie di giovinezza immortale che è il nocciolo della poesia, sempre lo stesso, nemmeno invecchiato. E poi per un attimo lei non scivola nella tenerezza. Lui, mio ostinato figlio, mio torturato amore. E un attimo, tutte le forze di questo libro si ricompongono prima che il libro precipiti di nuovo verso la sua fine e si perda nei cieli di un'estate infinita e irreparabile. Una doccia di lettura fatta da Paolo Lagazzi ci consola naturalmente, anche perché facendo riferimento a Barth, Bauman e Girard si è fermata alla G, arrivare alla Z, abbiamo meno spazio per altre letture che speriamo siano altrettanto proficue. Francesco Napoli. Una cosa vorrei dire subito di questo libro, è un bel libro, che sia di poesia naturalmente mi consola, ma spesso i libri che mi capita di leggere belli sono in questo momento di poesia. La categoria del bello è una categoria abolita quasi nel discorso della critica, sembra più adagiarsi su pagine di altra natura, nei quotidiani, legati al gossip, allo spettacolo, alla televisione, ma il bello in letteratura, il bello in poesia, mi sembra sia stato un po' abbandonato. Mi è venuto in mente il discorso nel film I Cento Passi che il giovanissimo Peppino Impastato fa al suo amico guardando dall'alto la distruzione del panorama, distruzione della visione della città per l'invasione naturalmente di case, per l'invasione edilizia, e dice queste parole che mi hanno molto colpito: bisognerebbe aiutare la gente a riconoscere la bellezza, a difenderla. È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. E questo libro, secondo me, aiuta a conoscere e a difendere la bellezza. E così provo io a scendere giù nella lettura di questo nuovo libro di Adele Desideri. Nella postazione di Paolo Lagazzi ci sono degli accenni al lavoro precedente di Adele Desideri. E direi che il salto compiuto rispetto all'ultima opera pubblicata, Il pudore del gelsomino nel 2010, è notevole. Per quello che accennava proprio all'inizio delle desideri, cioè la costruzione di un libro, non di una raccolta di poesia. Questo è un libro, è un corpo compatto, forte, scandito naturalmente per capitoli, ma è un libro, una cosa unica. E l'aver sintetizzato quindi lì che cosa è formalmente Stelle a Marzò, cioè un poema d'amore, non è neanche un fatto secondario a mio avviso.
cioè la poesia resta sostanzialmente legata alla forma, individuare una forma, trovare che questo sia un poema, secondo me è un dato molto importante, la tragedia in versi no, conta meno, ma è importante dire che cos'è formalmente questo testo. Un poema d'amore a diario scandito da Dante. Lei, intrepida attesa, lui un guerriero focoso, vigoroso fino alla sfrontatezza, pronto e armato per una crociata, quasi certamente contro la sua stessa follia. Un amore che sboccia sotto un cielo stellato, in un ambiente di naturalità sospesa, certe descrizioni naturali mi sembrano vicine quasi alle visioni alla Plinio della natura, e quasi senza tempo, se non ci fossero le date per mezzo. Ecco, sottolineerei in particolare la dimensione del tempo tracciata in questo dramma tra Eros e Thanatos, dove la morte non è la morte fisica, almeno non è detto necessariamente così, ma certamente intesa in modo, in chiave sentimentale, in chiave di sentimenti che tengono. E dove l'invocazione dolce della morte è quasi corazzinianamente, quasi crepuscolarmente evocato, lo ricorda anche Tommaso Kevin, e vorrei giusto citare con meno sapienza di Adele i suoi versi, in questo caso, perché è abbastanza interessante. E non posso dire quanto sia dolce con te questo morire, che nella musicalità naturalmente questa rima al mezzo va considerata. Parlavo delle date, e qui mi è venuto in mente, forse anche per l'ambientazione, questo poema, Gozzano. Non so se sia nelle corde, se sia stato letto dalle desideri, ma come giustamente mi giustificava lei, ognuno può leggere questo testo in qualche modo. E a me ha evocato Gozzano, l'ipotesi, una poesia mai poi raccolta da Gozzano. E dice, adoro le date, incanto che non so dire, ma purché da molto passate o molto di là da venire, o quindi trapassate remote o future, in questo caso sono date di un passato apparentemente prossimo. E le date, secondo me, non vanno lette come pure e semplici indicazioni temporali, non sono quei set date che ogni tanto ci compaiono sulle nostre mail. Qui rappresentano di più, direi quasi sono degli spilli tenaci, sottili, ma tenaci, in grado di reggere il peso della memoria, i suoi lacerti, anche per lungo tempo. Che bisogno, in fondo, abbiamo noi di scrivere una data sotto una fotografia, o in assenza, se noi non l'abbiamo, cercare di ricostruirla nella nostra sconnessa memoria? Anzi, meglio, possiamo pensare queste date esattamente come le pensa Adele Desideri. Segnali di una memoria mancata, di una fallita scommessa. Qui le date sono segnali, sono gli appigli del binomio memoria e tempo che fonda la poesia e la fa anche bella. E questo poema mi ha fortemente invitato proprio a scrutare la dimensione del tempo. Qual è il tentativo che operano i due amanti? Molto semplice, lo dice sempre naturalmente Adele Desideri. Fermiamo l'orologio, fermiamola questa vita, o poco più avanti. Nel canto incessante delle cicale, nel verde fosco delle alghe, nel cielo nervoso di questo agosto smembrato, si ferma il tempo. Per memorizzare e serbare il loro amore devono sottrarre il tempo, solo così, alterando questa dimensione spazio-temporale, riusciranno a salvarsi, oppure, per poterlo fare, devono operare un altro piccolo artificio, che è sempre indicato con molta sapienza da dei desideri. Attento, lei parla lui, attento, controlla, registra, non svuotare le tasche, conserva i lacerti di carta che attestano il tempo fuggito.
sottratto il tempo e appuntati gli spilli alla propria memoria, quando l'Eros ha perso ormai la sua forza, ecco che si ritorna a una certa naturalità della dimensione spazio-temporale, così come mi pare segnato in 18 agosto. Dove ha un uso di tempi verbali al passato, nell'alcova ruggita era San Lorenzo, le mani rattrappivano, si contrappone nelle due strofe successive, ora il sole, ora, il sole fa capolino dalla torre e il giardino è assorto, quindi è un tempo presente, e questo il tempo della distanza. Noterei in questo contrasto una tonalità complessiva del poema d'amore di Adele Desideri. Mi capita sempre più spesso di dover intervenire nelle liti tra mia moglie e mia figlia adolescente e per cercare di placare gli animi mi dico: cercate di urlare a bassa voce. Ecco, la poesia di Adele Desideri mi sembra urlata ma a bassa voce, in particolare il contrasto. L'amore è quindi una dimensione che non vive nel tempo, è come sospesa, o sarebbe meglio dire forse, fin quando noi non li apponiamo a posteriori, a distanza di tempo, dopo uno di quegli spilli così tenaci, benefici per la nostra memoria, cioè una data. E qui le date si susseguono. Né più né meno di quanto raccontato, e ritorno a Lozano per concludere prima di dare la voce di nuovo ad Adele Desideri, in un'altra delle sue poesie, cioè nella Signora Felice. Che cosa dice? A un certo punto, e anche qui una storia d'amore, giurasti e disegnasti una ghirlanda sul muro di viole e di saette, coi nomi e con la data memoranda. E la data memoranda è quella che viene apposta giorno per giorno in questo poema d'amore. Grazie. Adele Desideri e il maestro Pegorari concludono questa serata. Noi ringraziamo sin d'ora tutti quanti numerosamente partecipanti. Sì. Leggiamo qualche altra poesia. Funziona? Sì. No, casca tutto. Primo settembre. Sì, per le ultime poesie abbiamo scelto Il preludio di Chopin, Una danza spagnola di Granados, e poi ancora Ludovico Einaudi, un pezzo di Bach, e infine per concludere un pezzo misterioso di Liszt. Primo settembre, Milano. Impossibile vegliare, non è mai possibile, la salma avvolta in candido raso. Sul petto rimane traccia di un rivolo di sangue, una ferita che, oltre la morte, segna di rosso ogni trasfigurazione. Non è tempo di melodie, il reo è in fuga. Il padre corrompe la sacra vestale, nella debolezza del giorno risuona il canto del penitente, dai gentili modi dell'oratore invece traspira l'odore delle lenzuola che hanno protetto il corpo della figlia
quello della madre era nudo. È finita l'estate, affila lo sguardo, proteggi il nido, il nido che a ogni stagione devi ricostruire. Tu, migrante, tu, che tendi la mano come una mendicante, nel cappello rovesciato, monetine, caramelle e qualche bacio. Sono fidati gli amici tuoi, come certi cani, come il tuo mondo che vive di strada e malaffari. Se c'è una via di fuga è sul ponte che ha il nome di una santa lungo la statale, il nome della figlia è invece l'ultima parola del sermone di una madre distratta. Io mi fermo vicino alle mura della città di Ambrogio. Seguo i passi dell'ambulante, del barbone, della donna che vende le sue carni. Il reo lo metto in gattabuia, all'anziano despota consegno i sigilli. Spazio cinema, Sudan caffè, serata a costo zero, che non vale però quanto le stelle di Merzò quando all'imbrunire girano su se stesse e consegnano alla luna l'universo di nuovo spezzato della mia mente, questa follia, questa corrosiva, insensata mania. Chiodi e aceto che cola nella
ferita sul petto, in questa luce che travolge ma non illumina. Io per sempre a lui, settembrino amore, vorrei lasciare questo castigo, questo malore. C'è troppo buio, aspettate, non può essere doppio il futuro. La casa che esplodeva d'amore ora muore, chiusi i battenti con una festa imbevuta d'angoscia, 11 slip nella lavatrice. A voi, gemelli, col desiderio invertito, amanti, nell'inerme nostalgia, io destino l'ultima profezia. La perduta fiducia, dopo Verzò, segnerà la strada che porta alla follia. Ricordo solamente che è fuori disponibile copia del volume di Adele Desideri. E grazie a tutti per essere intervenuti. E un'ultimissima parola, naturalmente, aspetta sempre all'autrice. Sì, no, io devo ringraziare un sacco di persone: Francesco Napoli, Alberto Sinigaglia, che è arrivato da Torino, ma ha detto che era una giornata terribile, Paolo Lagazzi, Tommaso Kemeni, Daniela Tomerini, perché ha disegnato questa copertina. Che richiama, no? Il nero stellare, le ferite di una terra segnata da questo nero, da queste ombre, questa luce di ghiaccio. E poi volevo ringraziare anch'io la signora Girardi per la sala che è qua disponibile, l'editore Moretti e il suo staff con la persona di Marco Moretti,
e Angela Mergrati del servizio stampa, mi pare di non avere dimenticato nessuno, e il maestro Pecorari sicuramente, ma lui ci ha già ricantato adesso mille volte, e poi il pubblico. Grazie ancora e buonasera.